panchina e calciomercato anche per quel che riguarda i nomi del futuro Pescara. Iniziamo a scoprire già qualche carta, lo facciamo in studio con il nostro Massimo Profeta. Buon pomeriggio Massimo. Buon pomeriggio a te e a tutti gli amici di Visione d'Ascolto. Intanto partiamo, Carmine, perché mi sembra giusto, dalla notizia più importante. Zeman ha detto sì, ma non c'erano dubbi, non c'erano grandi dubbi. Zeman ha sempre detto, anche personalmente, perché l'ho sentito sabato scorso, Pescara è la mia città, animato da un grande spirito di rivalsa. Oggi c'è stato un colloquio, anzi un incontro a Roma tra Dell'Icarri e Zeman, dunque si proseguirà questo matrimonio ancora per un anno. La rosa sarà ulteriormente ringiovanita, però insomma saranno presi giovani anche di qualità, giocatori diciamo anche di 25-26 anni che hanno esperienza in Serie C, giocatori importanti per poter competere, per cercare di vincere il campionato, perché Zeman è stato chiaro, naturalmente vuole lasciare il segno in questa città dopo la cocente delusione della semifinale playoff persa ai rigori contro il Foggia. Per quanto riguarda i nomi, è ancora presto per farli, però insomma già circolano, no? Per esempio si parla di Manzari, che non è una novità. Giacomo Manzari è un esterno mancino che ha giocato quest'anno nel Monopoli, è un classe 2023, anni da compiere, in prestito dal Frosinone, ma in realtà è di proprietà del Sassuolo. 8 gol in questa stagione, era già stato accostato alla Pescara nella sessione estiva dello scorso anno. Vedremo se sarà così, perché potrebbe anche andare via, o meglio Merola è di proprietà dell'Empoli, quindi è scaduto il prestito. Il Pescara ha intenzione di riscattare questo giocatore che ha fatto molto bene, 8 gol playoff compresi, con 6 assist da gennaio a giugno. Tra l'altro Zeman lo ha valorizzato lo scorso anno a Foggia, però bisogna capire la volontà del ragazzo, che un classe 2000 e magari si aspetta una chiamata dalla Serie B. Quindi diciamo che l'alternativa, un'alternativa importante, è Giacomo Manzari. Il pezzo pregiato per quanto riguarda la cessione, Carmine, e Rafià, inutile negarlo, è impossibile trattenere questo giocatore che non conoscevamo, è stata la grande sorpresa, la grande rivelazione, giocatore di grandissima qualità, soltanto 24 anni appena compiuti nello scorso mese di aprile. Bene, ci sono già il Genoa, a noi ci risulta anche il Sassuolo, insomma squadre di Serie A. Il giocatore è stato preso dalla Juventus a gennaio, però la Juve vanta il 50% in caso di rivendita futura. La valutazione attuale è di 2,5 milioni. È chiaro che serviranno più o meno, Carmine, una decina di elementi, tutti funzionali al credo di Zeman. Bene, questo diciamo un po' il quadro generale, naturalmente aggiornamenti nelle prossime edizioni del telegiornale, anche magari per dare la notizia dell'annuncio che abbiamo anticipato già qui in diretta, della ufficialità del prolungamento del contratto tra Zeman e il Pescara. Grazie per ora, Massimo.